Sì. Bello. Bellissimo quell'urlo. Ehi, hey, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video ho finalmente completato le missioni che c'erano da fare, Monti Gemelli. Ho sconfitto Shuten Doji e Abil Guerriero e sono arrivato tramite una porta che si era aperta lì vicino mentre scappavo nel passato. Quindi diciamo che con la chiave che abbiamo trovato ai Monti Gemelli non siamo tornati nel nostro tempo, ma in un tempo passato, che non è proprio male. Ad ogni modo, prima di continuare con la missione principale, vorrei farne un paio secondarie, ma sarà una cosa molto veloce. Questo qui mi vuole dare scudo robusto come ricompensa. Abbiamo incontrato un misterioso ragazzo che ci ha rivelato alcuni dettagli sul regalo che vuole farci. Parliamo con lui. Ok, potresti essere un po' più esaustivo. Va bene, vorrà dire che te lo consegnerò direttamente. Grasso colato. Ma questo è tipo di Sudon Sudon? Che cos'è? Non ne ho la minima idea. Mi è stato consegnato qualche giorno fa da un misterioso passante. Ti ricordi che aspetto avesse questa persona? No, tuttavia so che non sono l'unico ad averlo ricevuto. Quindi devo andare a trovare anche gli altri? L'ho ricevuto nei pressi del negozio di latte. Va bene, possiamo andare a vedere al negozio di latte se c'è qualcuno. La missione si può fare solo di notte. Il problema è che non posso ancora avanzare di tempo perché devo andare avanti con la storia prima. Quindi, mo' un attimino. Ho trovato un altro sigillo di Tree. Qualcuno vuole uno snack? Chissà perché stanno nel passato anche questi tipi di sigilli. Cioè, perché Tree è andato nel passato a metterli? Come ha fatto? A meno che non l'ha fatto in tempi antichi, quando era. Non lo so, ragazzi. È tutto strano, sto gioco. Ok, tutto bene. Ma non ho gridato. Dunque, sembravi pensierosa. Tutto bene? Non sto facendo niente, andate via. E non dite a nessuno che mi avete vista qui intorno? Che strano, qual è il motivo di tutta questa segretezza? Abbiamo incontrato una misteriosa ragazzina nei pressi del fiume, sembrava immersa nei suoi pensieri, ma perché? Boh, accettiamo la missione. Amori giovanili. Certo che proprio a prendere le uniche due missioni che non hanno né capo né coda. Vabbè, qui. Ma ci ho parlato prima, non era lui. Ma come? Passeggiava, era un NPC qualunque. Mi è stato detto che questo ponte è alquanto misterioso e non so dirti altro. Quindi sta preoccupando per me, ti ringrazio, ma vedi, io presto me ne andrò da questa città. Oh no! I miei genitori se ne andranno per lavoro e io li seguirò. Prima di andare avrei una piccola richiesta da farti. Dovresti andare dalla ragazzina che sta davanti al negozio di caramelle e dirle semplicemente grazie. Pensi di riuscirci? No, è troppo difficile dire: oh, un bambino ti ha detto grazie. Signorina, quel ragazzino mi ha detto di dirti grazie. Eccolo qui, non può trasferirsi, come farò senza di lui? Se c'è qualcosa che vuoi dirgli, questo è il momento giusto per farlo. E poi una volta scrivere lettere a penna era molto più difficile e complicato che mandarsi un'email, ma si può fare. Chiama qualcuno. Dovrei avere Rivela, ma. Oh no, ora devo portare Rivela dalla tipa. Vabbè, sì, continuiamo con la storia, dai, poi devo fare l'altra, devo far passare il tempo, se no non posso andare avanti. Concentriamoci qui ora. Potremmo parlarvi qualche minuto? Che occhio ha qui? Quelli sono degli yokai. Fermi, non avvicinatevi. Chi siete? Certo, ragazzi, però che fa freddo, ma vanno in giro con le calze corte. Io non lo so. Calmati, Alistair. Questi ragazzi sono amici degli yokai. Non avere paura. Non solo, sono anche dei detective, sapete? Beh. Ma di che stai parlando, sciocco? Non esistono yokai buoni. Caspita, sembra arrabbiato sul serio. Tu che ne pensi, Perla? Penso che sia incredibile. Voglio dire, hanno fatto amicizia con dei fantasmi. Ah, secondo me non c'è da fidarsi. Non è che sapresti dirci qualcosa riguardo a quel portale? Oh, parli di quello sul ponte? Beh, credo che si tratti di. Ferma! Perché dovresti dirglielo? Sono solo degli sconosciuti vestiti male. Noi non vogliamo più avere niente a che fare con gli yokai, intesi? Ah, non si può dire che sappiamo mantenere la calma. Beh, per quanto riguarda i vestiti, non ha tutti i torti, in effetti. Come a me avete tutto questo risentimento verso gli yokai? Beh, perché, come dice la parola, No. spirito. Un attimo, ma quelli sono degli yokai watch. Ehi, ora che me lo fai notare, è vero. Hanno degli orologi al polso. Cosa? Come ho fatto a non accorgermene prima? Quindi conoscete gli yokai watch? Com'è possibile? In effetti sì. Va bene, presentiamoci come si deve. Ok. Li ascolteremo. Qui
quindi loro sanno che gli Yokai Watch possono controllare gli yokai, forse? Cosa? Vendere al futuro? Wow, è talmente incredibile che non so da dove iniziare a stupirmi. Già, è quanto strano, anch'io ho avuto la stessa reazione. Quindi vi fidate adesso o no? Va bene, vi diremo quello che sappiamo su quel portale. Cosa, davvero? Prima però devo mettervi alla prova. Venite verso quella casa laggiù. Ehi, aspettatemi! Tra l'altro, penso che verrà detto prima o poi, perciò non dico nulla riguardo Perla e Jack. Per il momento lascio che le cose si svolgano per il loro corso. Ma tanto che devo venire qua giù, caccia anche la freccia, bravo! Così si guida la persona civile. Eccomi qua. C'è tipo una prova di paura da superare? Allora siete venuti. Se no non si va avanti. Caspita, che casa enorme! Chissà quanta gente vive lì dentro. Ma siamo sicuri di poter entrare senza chiedere permesso? Non preoccupatevi di questo. Dopotutto è casa mia. Ah beh, in tal caso allora. Un attimo! Tu vivi qui dentro? Ma allora cambia tutto. Famiglia ricca, non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Perché? Hai visto, Link, anche tu dovresti prendere esempio da Alistair. Che cosa? Guarda che sono un ragazzino normalissimo. Ma Alistair, quella casa è... Sì, lo so. Ma è l'unico modo per scoprirlo. Scoprire cosa? Devo avere la certezza che quelli Yokai Watch siano autentici. Amico, sto parlando con un fantasma. Letteralmente, lo vedi? Beh, quale sarebbe la prova a cui volete sottoporci, Alistair? Una prova malvagia, a quanto pare. O velenosa, dipende dai punti di vista. Cos'è questa nebbia? Ho un brutto presentimento al riguardo. Eccolo, ma quello non è Sudon Sudon. Quello è Nurikabe in giapponese. Però è il muro. Come si chiama? Elf Eterno. In teoria Nurikabe sarebbe Fui Muro, credo. Non mi ricordo di preciso qual era. Se era No 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 o Impos o Fui Muro. Insomma, poche parole. Sembra lo yokai vero è rappresentato molto più simile a questo nelle illustrazioni appunto giapponesi. Quindi non so perché l'abbiano fatto in quella maniera nel gioco. Mi stanno massacrando, però non vorrei dire nulla, ma piuttosto forti per essere... vabbè. Piuttosto forti. Strano. Molto strano. Quindi va bene ora? E allora età, vabbè, che ne so. Che spavento! Per quale motivo sono comparsi lì proprio se ci hanno attaccati? Questa villa è piuttosto bizzarra, non c'è che dire. Hai detto bene, non a caso sono tanti gli yokai a vivere là dentro. Ma non era casa tua? O lo sgammano subito? Tranquilli, stiamo bene. Ci siamo solo un po' impauriti, ma niente di che. Incredibile, non mi aspettavo niente di meno da detective yokai. Scusate, volevo solo accertarmi che stessi dicendo la verità. Ti riferisci ai nostri yokai watch per caso? Ma ora ne ho avuto la certezza. Seguitemi, vi parlerò del portale. Quindi tu vivi in una casa... No, non è casa sua questa, è impossibile. Ma c'è questo muro, non me ne ero accorto. Che fastidio. Eccomi qua, pronti a parlare. Sì, non voglio parlare con te, signorina, con lui. Dai, dimmi tutto di questa, di quel portale. Bene. Sì, ma perché avete voluto incontrarci proprio qui? Beh, credo che sia giunto il momento di raccontarvi tutto. Story time! Ecco, noi siamo alla ricerca di un potente yokai. Si tratta di un mostro terrificante che ruba l'anima degli esseri umani. Come? Ruba l'anima degli esseri umani, detto? Quindi anche in quest'epoca ci sono yokai malvagi. Ma per quale motivo inseguite una creatura così pericolosa? Perché mia madre e la sorella di Alistair sono due delle sue vittime. Cosa? Ma è terribile! E pensare che gli adulti non credono nemmeno alle nostre parole. Ma come mi ha insegnato mio padre, arrendersi non è mai la soluzione.
Per questo lotterò con tutte le forze e alla fine riuscirò a salvare mia madre. Caspita, che storia assurda. Ora capisco il motivo di tutto quel risentimento verso gli yokai. Io e mia famiglia abbiamo raccolto molte informazioni su di lui, ma... Oh, quindi anche tu provieni dalla famiglia esperta di yokai? Inoltre, tempo fa trovai anch'io uno yokai watch proprio nella villa. Davvero, ma è fantastico. Tuttavia, subito dopo è comparso uno yokai terribile, Nonno Scura. E poi cos'è successo? L'ha ucciso. Sta lì. Nonno Scura ha iniziato ad evocare uno yokai dopo l'altro. Non ho avuto altra scelta se non lasciar perdere l'orologio e fuggire. Quindi anche quelli yokai di prima erano stati inviati da Nonno Scura? Non lo sappiamo ancora, purtroppo. Ma possiamo affermare con certezza che è tutto collegato a quel portale. Cosa? Dici sul serio? Inoltre, sulla confezione dell'orologio era presente la scritta Zero. Il primo yokai watch. Ehi, ma certo, ricordate? Anche il portale avevano zero sopra. Esatto, forse significa che può essere aperto solo con quell'orologio. Ma ci siamo entrati senza. Cioè, ci puoi entrare senza, ma poi devi comunque avere lo yokai watch per tornare? Beh, allora mettiamoci all'opera. Entreremo nella villa, proprio così. Prenderemo l'orologio e apriremo il portale. Se volete davvero andare, prima dovreste informarvi su Nonno Scura. A causa sua, gli abitanti pensano che nella villa dimori un fantasma. Sono sicuro che in città potrete reperire maggiori dettagli su di lei. Buona idea, allora, tutti in città. Ma potremmo anche farne a meno di andare in città. Entriamo nella villa, sfasciamo tutto. Oh, le missioni chiave. Whisper, mi permetti di dormire ora? Oh, bravissimo. Allora, il negozio del latte dovrebbe essere allora questo qui. Eccolo qua, questo. Ah, trovato. Yomagia? Eh già. È proprio la Yomagia. Estraiamola allora. Bisogna fare i perri perfetti. Ah, abbiamo trovato. Uva. Ah, ma è questo. Ah, quello là di prima. Ma si muove. Ah, sì. Bello. Bellissimo quell'urlo. Bravo. Tutto nero. Ah no, si è ripreso, boh. Sto gioco ha dei seri problemi. Quanta difesa c'hai, Elfo Eterno? Sarai... difficile, oh. Oh. Mamma mia, così facciamo più male. Sì, yeah. Ciao. Yeah. Attacchiamo finché possiamo. Bravi. Ok, preso. Qualcosina ho preso, dai. Bah, nulla di che. Ci vuole un sacco di tempo a salire di livello qua. Mamma mia. Grindare non è proprio la soluzione più veloce. Ok, dovrei esserci, sì. Ecco, questo è lo yokai Elfo Eterno. È conosciuto per la sua pelle, che si dice essere miracolosa. Stai dicendo che il grasso colato era parte del suo corpo? Ora capisco perché quel ragazzo non si ricordasse di lui. Vita! Ehi, piano con le parole. Vita, vita, la mia carne è miracolosa, sul serio. Provate ad assaggiarla, avanti! Vorrei scherzare. Secondo te siamo davvero disposti a mangiare quella roba? Ma non possiamo permettere che continui così, che facciamo? Potremmo provare a convincerlo che esiste una carne migliore della sua. Ottima idea, tuttavia ci servirà qualcosa di davvero prelibato per dissuaderlo. Che dire, cheeseburger di Gnam Hamburger? Giusto, e già che ci siamo, perché non raggiungiamo anche un po' di sukiyaki? Direi che 5 porzioni per ogni cibo posso... Che cos'è? Oh, mica sono Rockefeller! Qualcosa meglio della mia carne? D'accordo, allora accetto la sfida. Non deludetemi, mi raccomando. Mi pento di aver fatto questa missione. Al Monte Selva Oscura, questo è meglio farle una volta finito questo capitolo, quando possiamo tornare nel presente. Sembra che il fruttivendolo di Valdoro Alta del passato sia preoccupato per qualcosa. Andiamo a parlare con lui. Ok, andiamo a parlare con lui allora.
Ma anche questa qui ha la missione, giusto? Vediamo un po'. Potrei parlare un momento? Certo, dimmi pure. Lei sa qualcosa a proposito delle voci che corrono qui in città? Beh, non ne so molto, ma mio figlio crede che ci sia un orco. Dice di avere incubi ogni notte e di far fatica ad addormentarsi. Sono proprio occupata, che starà succedendo? Voi però mi sembrate dei bravi ragazzi. Mi piacerebbe ascoltare la sua storia. Con me non parla molto, ma forse voi riuscirete ad aiutarlo. La donna ci ha raccontato che il figlio ultimamente si sente osservato. Che si tratti dell'opera di qualche yokai? Probabilmente sì. Mio figlio è sempre alla sede di Sole TV. La sede di Sole TV, ha detto? Lui e i suoi amici si trovano lì dopo la scuola per giocare. Il problema, signore, è che sono le 10 del mattino. Non credo che suo figlio possa essere lì in questo esatto momento, ma ehi. Tentare non nuoce. Dunque, la sede di Sole TV non ho idea di dove sia, ma io ho già la missione attivata per l'altro... l'altro puntatore, anche se ora ho capito dov'è. Ah, le missioni chiave brilluccicano. Questo qui è il signore che devo aiutare. Mi piacerebbe fermarmi a parlare, ma al momento sono a pezzi. In effetti sembra piuttosto stanco. Posso chiederle cosa le è successo? Ho il sospetto che mia figlia sia stata colpita da una maledizione. E ieri che un tempo era una ragazza così tranquilla, adesso invece è cambiata. Pensa che ultimamente mangia solo frutta. Fruttariana. Sì, anche se a lei non è mai piaciuta la frutta. Per questo sono convinto che sia stata maledetta da uno yokai. Mia figlia non si era mai comportata in questo modo finora. Dovrei trovare qualche esperto di yokai, forse. Beh, sì. Eccomi. Ce ne occuperemo noi detective yokai personalmente. Detective yokai, hai detto? Davvero saresti in grado di salvare mia figlia? Lasci fare a noi. Dove si trova? Al super più qui vicino. Ok. Problemi di autostima. Ma non mi pare autostima. Al super più qui vicino a 170 metri. Quale vicino è? Oppla. Ah, ma questa cosa l'ho vista che andava in giro di notte. Ah, eccolo yokai. Chi è? Ah! Retengu! Ehi, voi che cosa volete fare? Io sono Retengu, lo yokai più affascinante di tutti. Molto piacere. Retengu, ma non sempre ho fatto un Tengu. Sì, hai ragione. Normalmente i Tengu non sono così incredibilmente belli. Capisco. In ogni caso ti serviva qualcosa? Vorrei che la smettessi di incantare questa ragazza. Ah, fammici pensare. No. E non pensate di rispedirmi in una lotta, mocciosi. L'ultima cosa che voglio al mondo è rovinarmi la messa in piega. C'è qualcosa che possiamo fare per convincerti allora? Se la mettete in questo modo, sì, qualcosa ci sarebbe. Vorrei che mi portaste delle carote corai. Ah, sapete, farò davvero miracoli per la pelle. Le desidero così tanto che non posso fare a meno di pensarci. Ok, carote corai. Tu vendi carote? Signore, ho bisogno del suo aiuto, vorrei delle carote. Potrebbe venderci delle carote corai, ci saranno per scacciare la maledizione. Delle carote corai? È un yokai strano, su questo non c'è dubbio. Non sono verdure ma medicine. Questa non è una missione chiave, è un supplizio. Salve, signora. Dunque, perché siete qui? Volete qualcosa contro il raffreddore? Al dire il vero vorremmo acquistare delle carote corai. Sono molto costose, per cosa vi servono? Per liberare una ragazza da una maledizione. D'accordo, per questa volta farò un'eccezione. Ecco, prendete. Questa è un'emergenza, non possiamo perdere altro tempo. Forse mi sono lasciato trasportare, chiedo scusa. In ogni caso, ecco qua, scacciate quello yokai e salvate la ragazza. Carote corai, va bene. Finalmente possiamo andare. Sì, ho trovato le tue maledette carote corai. Avanti, mangia qua. Ecco le tue carote corai, ritengo. Ora smetti di incantare questa ragazza. Rilassati, ragazzino. Io mantengo sempre le mie promesse. Bene, allora. Oh, mio dolce carote corai, mi ha bramato così a lungo. Wow, mi pare di capire che tu ci tenga davvero tanto a quelle carote. Ora sto perdendo la pazienza, stai ancora incantando quella ragazza. Ehi, cos'è questa fretta? Ora non posso neanche esprimere la mia gioia. Un tengu davvero bizzarro, su questo non ci piove. Bizzarro, ma anche molto bello e sincero, non trovate? Oh, che sollievo. Possiamo sapere per quale motivo la stavi incantando? Semplice, io sono un tengu e i tengu infondono gioia nelle persone. Che cosa? E tu quella la chiami gioia? Io che pensavo che fossi solo un egoista. Siete proprio dei ragazzini ingenui. Per vostra informazione, io aiuto chi non ha fiducia in se stesso.
La ragazza di prima, per esempio, non aveva un briciolo di autostima. Proprio come me. Anche io non riesco mai a credere in me. Avevo paura di dire a suo padre che avrebbe voluto rilevare l'attività. E ora capisco molte cose. Per questo non potevo permettere che rinunciasse al suo sogno. Ecco spiegato tutto. La mia era solo un'azione a fin di bene, dopo tutto. Ma come hai fatto ad infondere la fiducia di cui aveva bisogno? Semplice. L'ho semplicemente spinta verso la giusta direzione da seguire. Come si suol dire, Roma non è stata costruita in un giorno. Adesso lei sa su cosa dovrà lavorare per acquisire una maggiore autostima. Ovviamente il detto è all'italiana, non alla giapponese, chiaro. Anche io vorrei avere più autostima. Ti prego, ritengo, incanta anche me. Cosa? Vuoi davvero che ti incanti? Beh, si potrebbe fare. Anzi, sapete una cosa? Vi metterò a disposizione il mio potere. E quindi Tengu è con noi. Dashiki Warashi. Ok, fatta. Ma è fantastico, Retengu! Grazie mille! Sono sicuro che grazie a te riuscirò a diventare una vera esperta di magia. Sì, ne sono convinta. E a quel punto la famiglia Skies avrà una nuova maga. Sì, ben detto! E stai pur certo che anche noi ti sosterremo, Perla! No, un attimo, hai detto famiglia Skies? In effetti Bruno è un nome molto comune nella mia famiglia. Oh. Che cosa? State dicendo che voi due sareste parenti? A quanto pare. Ma se, cioè, molto semplicemente l'hanno spiegata, Cioè, ho detto Skies, io sono Bruno Skies. Lei, Bruno è un nome molto comune nella mia famiglia. A posto, siamo sicuramente parenti. Comunque sì, sono parenti, canonico. Ma tu per quale motivo saresti così sorpreso, Retengu? Perché, non vi somigliate, siete come il giorno e la notte. Facciamo così, più tardi ti parlerò delle mie diete, ragazzo. Che ne dici? Stai dicendo che sono sovrappeso? Guarda che ho solo le ossa grosse! Sì, sì, questa scusa la usano tutti quanti grassi. Io no, io dico che sono grasso e basta. Non c'è bisogno di dire ossa grosse. Se avessi le ossa grosse sarei alto 3 metri, ma non è così. Allora, faccio questa missione e poi mi fermo perché, ragazzi, sinceramente sta andando un po' troppo per lungo questa faccenda. Ehi, ciao, posso parlarti un attimo? E dici a me? Sì, sei a conoscenza delle voci che corrono qui in città? Delle voci, hai detto? Sì, a dire vero c'è qualcosa. Il fatto è che sono ormai parecchie notti che non riesco a chiudere occhio. È come se un qualche tipo di spirito mi osservasse di continuo. Credimi, moriresti prima di riuscire a dormire, quindi non è vero che non chiudi occhio. E tu sei proprio sicuro che si trattasse di uno spirito? Sì, mi sento osservato anche quando vado in bagno. E la madonna, che cos'è? Ogni volta che mi succede non riesco neanche a muovermi. Dalla descrizione sembra come se qualcuno l'avesse ipnotizzato. Ma c'è dell'altro? Ieri notte ho sentito persino una voce che mi chiamava. Una voce? E cosa ti diceva? Non saprei, farfugliava qualcosa, ma non era una frase in senso compiuto. Forse l'ho solo immaginata, non so davvero cosa pensare. Ho davvero tanta paura. È uno yokai, forza, per lo stimolare. Ah sì, cos'altro poteva essere? È proprio attaccato a sedere? Questo? Si dice che sia lo yokai a cui io ho dato il nome, ma non è vero. Ferinian. Va bene. Ferinian si trova in Yokai Watch 3 ed è una parte di Originian. Forse, e dico forse, potrei averlo preso da lì. Ma l'ho detto quando? In una live, forse? Può essere che in una live l'abbia detto, ma io questa parte qui non l'ho mai registrata di Yokai Watch 4 ai tempi. Salve gente, Ferio nel rapporto. Ci si rivede, eh? Cosa? Ma questo è uno yokai. Lo conosci, Link? A dire il vero, credo che sia la prima volta che lo incontro. Ma allora per quale motivo ha detto ci si rivede prima? Ehi, voi! Io non ho tempo da perdere, sapete? Mi serve qualcosa oppure no? Oh, burbero. Sembra che tu stia infastidendo questo bambino. Potresti smetterla? Cosa? Per chi mi ha preso, ragazzino? Io sogno un gatto per bene. Si dà il caso che sia un anno ormai che Ferinian non combina più guai? Smetta di farci perdere tempo, confessa e basta! Ma che fai, Alistair? Perché non ti calmi o lasci parlare? Alistair ha ragione, Ferinian.
Dovresti smettere di incantare questo bambino. Mi dispiace, ma non lo farò. Come? Se smettessi di seguirlo, non avrei più una casa dove abitare. Né ad essere sincero, non ho alcuna intenzione di abbandonare il mio letto. Ora che ci penso, anche G-Banyan si comporta così con me. Oh, grandioso, quindi anche fra 30 anni non sarà cambiato affatto. Non mi interessa, gattaccio. Smetti subito di creare confusione. Ora state esagerando, gna. Vi divertite tanto di fastidirmi, eh? Che gli prende? Sembra davvero infuriato adesso. No, Ferinian, devi calmarti. Non ce l'abbiamo con te. Alistair, forse avresti dovuto essere più gentile con lui. Tu dici? Basta parlare. Non ve la farò passare liscio, mani! Forza, fatemi sotto. O avete paura del grande Ferinian? Non ho paura di Ferinian, però... Però... Si combatte. Però che carino. Ok, Ferinian, fatti sotto. Dove vai? Qua, vieni qua. Soccombi alla furia dei miei colpi. Sì, Wisnian, più vicino devi venire. Ok, un po' di... Dov'è? Eccolo, no. In alto. No, devi guardare in alto, amico mio. Sì, il bersaglio è quello, però io non voglio il bersaglio. ZL mira, eccolo. Koma-san ha fatto cadere, ha fatto cadere uno Shishikoma sopra di lui. A parte che ho premuto B per sbaglio, ma il tempo che ho premuto A è finita la missione. Andiamo alla grande. Quelle sfere non si devono fare, insomma, in poche parole. Lasciamo perdere. Non volevo causare tutti questi problemi. Ma che gli prende adesso? Caspita, che gatto lunatico. Lunatico e anche chiacchierone. Lo sputare il raspo una volta per tutte. Oh, giusto, d'accordo. Mi parlerà un po' di me. Ci parlerai di te? Ovviamente. Per esempio, sapete che non dormo mai sotto le coperte? E che informazione sarebbe? Quindi ti piace dormire, eh? Qua la mano, compare! Gna! Sapevo che un gatto come te mi avrebbe capito al volo! Forse era proprio Ferinian a spaventare quel ragazzino. Ma certo, essendo uno yokai può agire indisturbato. Va bene. Ma come si spiega la voce che quel bambino aveva sentito? Magari era solo Ferinian che russava? Sì, deve essere così. Mi è stato detto più volte di smettere di russare, gna. Il problema è che io non mi accorgo. Non lo faccio di proposito, sapete? Lo immaginavo. E tu che mi dici, amico? Anche tu russi durante la notte? Io, beh, a volte mi succede, sì. In ogni caso, Ferinian, ora dovresti dirci la verità. Sei stato tu a causare tutto quel trambusto a quel ragazzino? Sai, era davvero molto spaventato. Ricorda che lui non può vederti. No, mi dispiace. Non pensavo che potesse essere sbagliato. Tuttavia avete ragione, il problema è che non ho una casa dove abitare. Ma è pieno di case qui, ti sei mai guardato intorno? Sai, ora che mi ci fai pensare è vero. Che cosa? Ehi, ho un'idea, perché non vieni ad abitare a casa mia? Stai scherzando, vuoi davvero accogliere uno yokai in casa? Sì, non hai sentito quello che ha detto? Non ha un posto a cui tornare. E poi se non lo accogliessi, tornerebbe a spaventare gli abitanti. Per questo sono convinto che il luogo ideale per lui sia casa mia. Dici sul serio? Ma è fantastico! Grazie mille, gna! Nessun problema, Ferinian. Piacere di conoscerti. Il piacere è tutto mio. Vado subito a cavalare il mio nuovo letto. Ciao! Letto, futon. Se n'è andato. Beh, non si può dire che non andasse di fretta. Sei un incosciente. E se dovessi iniziare ad infastidire te? Non preoccuparti di questo. Sono sicuro che si comporterà bene. Ferinian, ma non ero andato a casa di Jack? Sì, ma mi ero dimenticato di darti questa. Nekomata. Soprannome? Ma giusto per curiosità, che soprannomi hai? Niente, non si possono vedere soprannomi casuali. Ma per quale motivo mi ha dato la sua chiave così facilmente? Te l'ha detto, no? Voleva ringraziarti per l'ospitalità. Esatto, sembrava davvero un gatto molto gentile, non credete anche voi? Già, forse anche troppo. Non è vero. Non era un gatto gentile, era spaventoso. Allora, l'episodio ora lo termino qui. Nel prossimo
completerò l'ultima missione chiave e completerò anche il capitolo della nonna scura, no? Oh, tu dormi ora? A quanto pare forse sì. Ti sente meno osservato. Va bene. Allora, io vi ringrazio amici per aver seguito anche questo video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.